Ci troviamo a Bargas, in Bulgaria, sulle coste del Mar Nero che vedete alle mie spalle. Il Mar Nero al momento è soggetto a tumulti di guerra, di contese, di verbi. Il nostro proposito è quello di attraversarlo, arrivare dall'altra parte, ovvero fino alle coste della Georgia. Praticamente queste acque separano l'Europa dall'Asia, geograficamente, fisicamente, ma soprattutto anche simbolicamente. Bisogna tentare di proporre un messaggio di pace e unità compiendo questa traversata, una traversata non facile, come si diceva, perché è un'acqua contesa, un'acqua contesa e che ha le sue radici nei millenni, perché questo mare si chiamava per gli antichi l'Ellesponto, cioè il mare di Elle. Elle era la sorella di Frisso che attraversò queste acque sull'Ariete Crisomallo, che il dio Ermete donò a Nefele proprio per salvare i suoi figli. Questa Ariete era l'Ariete del Vello d'Oro, che appunto venne portato nella Colchide, l'attuale Georgia, sede quindi di una conoscenza sacra. Prometeo fu incatenato proprio dall'altra estremità di questo mare, dove si ritiene per i greci che fosse insomma la terra, la patria del sole. Eta, infatti, il re era figlio del sole, quindi è una terra fondamentale per l'unità, per la luce. Il vello stesso appunto incarna questa unità perduta. A distanza di 3000 anni da Giasone io tenterò un'impresa: valicare il mare e portare un messaggio di unità. Che Dio sia con me.